Gossens, 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 che bravo Gossens! Salta, andiamo al limite dell'aria, gli ridai dietro la palla dannatamente male, la recuperiamo ancora con Jim City che apre sul lato corto dell'area di rigore a sinistra, Muriello, Muriello! Ed è gol! Ha segnato! Duvan Zapata! Duvan Zapata! Zapata, Zapata! La signora Mondo Flex! Duvan Zapata! L'onda, l'onda, l'onda! Avete visto in giro Manfredi? Allora, gol dell'Atalanta, Atalanta che mette al concreto, diciamo così, concretizza la sua superiorità territoriale, cross dalla sinistra e Zapata Mario di testa. Rui su Zapata. Senza alcuna difficoltà e opposizione. Secondo me è come se mettessero a marcare me da là. Cioè, spinge. No, buoni. Basta spinge, dire spinge. L'ho ammonito per lancio ma di oggetti. Ma che ammonito? Ma quello lì lo vengo a prendere e gli stacco i peli. Secondo me è fallo. È già una giornata difficile per Manfredi. Lascio, allora, risparmio. Intanto risparmio. Scusate perché c'è il dramma di un uomo. Addirittura sanguina dalla fronte. Ancora. Sì. Ma è sbattuto la testa, Mimmo? No, mi si allarga il poro. Esce direttamente sangue nel momento in cui sudi tu. Cioè. Sì. Gula! E Napoli butta dentro il capitone della Renza! Pareggia il Napoli ma con Zielinski, l'onda, arrivo Biasin, l'onda. Ed eccolo qua, il pari del Napoli con la classifica che si riequilibra tra Atalanta e Napoli. Ma non ho capito perché festeggia, voleva mandare via Gattuso. Infatti mentre faceva già, era lì che puliva la panchina e preparava il posto al prossimo allenatore. Pari. Ragazzi, non scherziamo, Gattuso ha un curriculum di tutto rispetto. Cioè, il primo che lo critica deve vergognarsi. Deve fare i conti con te. E deve fare i conti con me. Beh, tu sei il primo difensore di Gattuso. Ragazzi, non si discute, ragazzi. Ma stiamo scherzando. Ma chi prendiamo? Mazzarri? Cioè, l'alternativa è quello della pioggia. Mazzarri, che poi tutto il tempo arbitro. Arbitro, è solo il 18, piove, c'è il sole, c'è la nebbia. Oh. Invece dai, Gattuso sì, è, a Napoli, è però. Uno concreto. Oh. Cioè, vorrei dire, un po' più sveglio. Forse pensava Real Madrid già. Sì, intanto attacca Muriel. Muriel, mamma che giocata, Muriel, Zapataun. Gossens! Continua a parlare, rimbambito! No, dallo! Ha segnato! Atalanta, gol! Devi a prendere! Vado a prenderlo! L'ho visto subito che era gol. Ha segnato Robin Gossens subito. E vorrei mandare un saluto Manfredi! L'onda! Allora, Atalanta che torna in vantaggio con Gossens. Devo dire che qui Muriel ha fatto un'azione strepitosa. Addirittura, cosa c'è? Cioè, mi dicono, forse Muriel la porta avanti con la mano. No! aspetta. Allora, no, buoni, Dallò, vergognati e contieniti, vai al tuo posto. Allora, dicevo che addirittura Muriel triangola con Bakayoko perché gli tira la palla addosso per superarlo e se la porta avanti. Forse lo annullano? Poi allarga per Zapata. Lo annullano? Ma c'è nella anche Gattuso gol. Ha fatto segno buona. No, stanno già giocando, scusa. No, gol. Pareggia con rigore non dato nel primo tempo. E a questo punto Gossens riceve da Zapata a porta vuota, mette in porta. Io se avete visto tutti, se avete visto tutti, parto con la denuncia, se volete essere aspetta, lui ha detto che voleva la schiacciatina, io gliel'ho rifinita. Poi vedremo con la procura federale. E tu fai la denuncia. Allora volevo salutare Manfredi. Domenico. È tutto scritto. Domenico. Sì. Queste giornate come queste, una aspirina, vai a dormire, ci vediamo domani.
in mezzo Bakayoko. La perde! Vai Muriel, che te amo! Te amo! Te amo! Te amo! Ma che gol! Che gol ha fatto! Luis Muriel! Ma datemi! Gol dell'Atalanta, 3-1! Muriel deve ringraziare l'assist di Bakayoko. Assist di Bakayoko e Muriel. Ecco, Bernardo, 3-1, gol, l'onda, Bernardo! L'onda! Oh! 3-1, Atalanta che adesso mette la partita un po' nel ghiaccio, diciamo così. Occhio, Guarda Ramani come se l'è mangiato. Sembra un film di Tarantino questa scena con Mimmo Pesce. Occhio, eh. Ma è vivo? Mimmo. Mimmo? Aia. Vedete se respira. Mimmo? Aia. Qualcuno lo aiuti, però. Il portafoglio è mio. Ma non si può, non ci si può avvicinare, sai che c'è il distanziamento, certo. Quindi lo lasciamo morire così da solo. Da in sofferenza. Hanno confermato? Sì, sì. Secondo me c'era un fallo. 3-1, Mimmo. Però ci sono ancora 19 minuti più recupero. Cosa fa? No, grazie, grazie. Devo aiutare quelli che stanno male. Va bene, direi che. Si sta rigenerando il buon Pesce e lo rimettiamo in atto. All'andata me lo dicevi! No, no, infierisce non così su... Non vuoi ciupa ciupa, momento di difficoltà. Non vuoi ciupa ciupa. Non all'andata è proprio... faceva, vuoi no, ciupa ciupa. Sei davvero poco sportivo. Ciupa Dallò, ciupa, oggi non ce l'hai ciupa ciupa. Esagerato, va bene. Facciamo così. Attenzione a Napoli con Osimhen. Non mi interessa. No, è una buona occasione sulla sinistra. Salta due uomini, crossa in mezzo. Aspetta. Non mi interessa, non mi interessa più. Però il gol del Napoli in questo momento. Non siamo riusciti neanche a capire chi ha segnato. Guardiamo la riscossa. Avanti Savoldi! Avanti Savoldi! L'abbiamo fatto noi. Autogol. Autogol di Mele. Netto. Dai, che andiamo a pareggiare, dai! Allora, autogol di Gossens. No, forse mele, non è mele, aspetta. Mele. Sei sicuro? Gossens, Gossens autorete. Sarà mele, sarà pere, comunque qualcosa, gol in tretto. A me sembra mele. Autogol di Gossens. Anche qui anche il di Garioni risente moltissimo. Ma non importa, questi sono dettagli. L'onda, dobbiamo farla vedere ancora. L'onda! Quindi Napoli che ha corso a distanza con l'autogol di Gossens, c'è stato un cross sul quale Osimhen non è riuscito ad arrivare alla deviazione e da solo praticamente Gossens ha messo nella propria porta. La partita adesso torna ad essere viva, Mimmo. Sì, forza ragazzi, che andiamo a prenderli! Pota, 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 pota! Dai, 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 dai! Ci hai sempre creduto te, Mimmo, diciamolo. Pronti a battere il calcio d'angolo con Te Amo, Muriel, palla che viene presa dal colombiano, la butta dentro, colpo di testa, ed è gol! Vai a casa adesso, dai, dai, dai. Intanto Koulibaly proprio bene. Può esultare Dallò. Lo volevi ciupa ciupa! Poker lo volevi ciupa ciupa! Vieni qua a salutare la signora! Vieni qua! Allora, il colpo di testa! Vai a casa, vai a casa! Romero, ciupa ciupa! Salutiamo! Signor Bernardo, fai primo piano qua! Il ciupa ciupa! Aveva fatto così all'andata! Il ciupa ciupa! Quattro pere! Quattro ciupa ciupa, via! Ah sì, autogol? 4. No, Osimhen l'ha toccata e ha spiazzato. Ha fatto l'assist, diciamo. Sì, sì. Poi Romero è sua la deviazione e basta decisiva. Adesso. L'onda mondo flex. Non c'è stato neanche il tempo di crederci, caro Mimmo, che già è ora di fare la valigia. Continua a far fatica a trovare la porta l'Atalanta. Sì, sì. Sempre un problema. Ma il problema è cambiare i difensori centrali su un calcio d'angolo contro.
Sì, questa è una di quelle perché famose regole che dicono... Ti salta le marcature. Non sì, cambiare mai sui corner, giocatore. Scusa, mi sta chiamando Zidane, perdonami, se la stanno un po' facendo addosso. No! Dallò, veramente, è proprio di un'eleganza quando vince. Facendo che... addosso, perché non sei... Dove vai? Vai a casa? Ciao, vuoi portatelo via? Sì, va, chiudi. Ciao. Ma, ciao, 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 ciao. Torni per la prossima o no? Basta, non ti presenti più? No, e basta, che dobbiamo... è finita, basta, no? 10 minuti, attenzione. Vediamo, calcio di punizione. Raccontacelo come almeno tu solo sai fare. Almeno il gol della bandiera, almeno il gol della bandiera. Il gol della bandiera c'è già, ha fatto due gol. Calcio di punizione. Mamma mia, Gollini la mette in calcio d'angolo. Gollini. Calcio di punizione è finita la partita, pugno è finita. Va bene, complimenti ad Allora, complimenti ad Atalanta, andiamo tutti quando riaprirà il 55 a fare una grande serata di festa, soprattutto mercoledì lo apriamo solo per l'Atalanta.